Non abbiate paura, non inquietatevi. Abbiamo voluto introdurre e presentare così i Babilonia con un estratto dal docufilm Ricercare, prodotto dalla Digital Studio in collaborazione con Rai Cinema e TV 2000 e che spero presto andrà in onda. Dicevo, non abbiate paura perché i Babilonia sono in realtà due persone, sì, determinatissime nel mostrare, nell'analizzare le inquietudini, le alienazioni, gli errori e gli orrori nascosti, negati, rimossi del nostro quotidiano, però nello stesso tempo, al contempo, sono anche due persone dolcissime, Valeria Raimondi ed Enrico Castellani. Buon Benvenuti pomeriggio, grazie. nell'ultima puntata di Retroscena. L'ultima, e vabbè, è così, i più attenti fra di voi avranno forse da qualche inquadratura già notato un'altra presenza inquietante qui accanto a me, questo enorme cestino della spazzatura. Non ci tufferemo dentro alla fine, inghiottiti fra i rifiuti, anzi faremo un'operazione opposta, e cioè quella di casomai di riciclo dei rifiuti, cioè di tirar fuori gli scarti, gli avanzi, tutto ciò che è stato vissuto, consumato, digerito attraverso in tutta questa stagione, praticamente il vissuto di retroscena, lo tireremo fuori perché sono tutti argomenti appunto che di solito si rimuovono, che invece a noi piace riproporre. Porre, non dimenticare. E tutto questo lo faremo, questa grande operazione di riciclo. A fare ciò ci aiuterà un grande scrittore francese che è alle prese per la prima volta nella sua vita con la preparazione di uno spettacolo teatrale. Lui si chiama Daniel Pennac, in esclusiva ci ha concesso un'intervista e nella parte finale del nostro programma, quindi ci ritroveremo con Pennac e con i rifiuti salvifici di retroscena. Ecco spiegato il motivo di questo grande cestino che quindi non è stato dimenticato dalla signora delle pulizie. Allora, detto ciò, secondo voi sarà un caso che vi ospitiamo proprio alla fine di questa stagione, nella puntata finale? Speriamo di no, speriamo prima di tutto che non sia l'ultima puntata, speriamo che non voglia dire niente neanche per noi quest'ultima puntata, questo nostro ultimo spettacolo che si chiama proprio The End, Appunto. già il periodo è abbastanza critico per il teatro e per l'arte in generale, per cui No, ma io infatti non mi riferivo al fatto che in quanto ultima puntata ospitiamo voi, così insomma ci facciamo un bel epitaffio, no? Non in quel senso là ovviamente, ma perché naturalmente tutto ciò che è ultimo rimanda al problema dei problemi, alla grande questione, al grande punto interrogativo che purtroppo nella nostra società è stato trasformato in un grande tabù, che è la morte che voi avete affrontato nel vostro spettacolo di maggior successo degli ultimi anni, che è appunto The End, come citavi tu. Però invece questo lasciamolo per dopo, adesso andiamo un po' al presente che state vivendo, e cioè dalla morte allo stato di morte apparente. Cioè al coma. Avete fatto dei Abbiamo una bella progressi? fantasia proprio. State facendo dei progressi, vero? Enrico, perché dico ciò? Ah, perché stiamo iniziando a lavorare, in realtà è già da un po' di tempo che ci lavoriamo, un nuovo spettacolo a partire da Pinocchio che metteremo insieme alla compagnia degli amici di Luca di Bologna, che è una compagnia composta da persone che sono state in coma e che dal coma si sono risvegliate. Delle persone che abbiamo conosciute più o meno per caso e però delle quali ci siamo innamorati la prima volta che le abbiamo incontrate e che ci hanno detto che loro fanno teatro perché la società gli ha dato un calcio e li ha messi da una parte e fare teatro è l'unica possibilità per rimettere un piede dentro quella società che li ha messi da una parte. E quindi hanno nel teatro un qualcosa di primario, di necessario. Per loro il teatro ha questa valenza, poter stare all'interno di una comunità. E quando ci hanno detto questa cosa, quello che doveva essere un progetto parallelo, minore, da fare un po' con la mano sinistra, invece per noi è diventato il prossimo spettacolo da fare. Benissimo, allora Valeria, non ti faccio aggiungere altro per il momento perché poi dopo il filmato che adesso vedremo insieme ci saranno tanti spunti da analizzare o comunque da tentare di svelare su questa operazione, su questa esperienza che state vivendo. Allora, ci spostiamo a Bologna proprio perché noi abbiamo incontrato, siamo andati una giornata a seguire il lavoro che stavano facendo Valeria ed Enrico, appunto in Babilonia, con gli attori, gli amici, insomma, della casa di Luca, la casa dei risvegli,
che è appunto un centro di ricerca e di riabilitazione di soggetti reduci dal coma. E appunto, come diceva Enrico, per creare uno spettacolo che si intitolerà Pinocchio, noi siamo andati in un giorno in cui i Babilonia stavano ancora nella fase piena della ricerca, e cioè cercando di capire, di conoscere e di ricevere stimoli e suggestioni. Questo è il filmato in cui sintetizziamo le nostre emozioni di quella giornata. Vediamo. Nebbia. Nebbia. C'era la morte nebbia. Era una notte tempestosa. Andavo forte. La macchina è veloce. Troppo veloce. Un'automobile mi ha tagliato la strada. Incidente. Feriti. Morti. Strage. Non mi ricordo niente. Perché dormivo ed ero in coma. Coma. Sei un po' stupido. Perché ho fatto da te, se non capisco. Mi ha devastato un po' la mia vita. Che gli ultimi potrei presentare il premio. Di freschi ragazzi disabili che possono donare molto più di quello che sono costretti a fare. Non vengono considerati, vengono buttati via. Non vuoi andare indietro. Basta essere quel che sono. La felicità. Speriamo. Se sei in coma, appena puoi, fatti vivo. L'arte nasce da un grumo di dolore. Il dolore è una grande energia, no? Che viene fuori in percorsi estremi come questo, cioè il coma. E non è di confine, questi ragazzi esprimono una grande vitalità, c'è grande vita nella loro esistenza, nei loro corpi, anche nei segni che questi corpi hanno e nel loro ricordo e nella loro memoria. Sono venute in mente le note di una canzone famosa degli Scorpions che si intitola Still Loving You. E allora mi sono chiesto e ti chiedo, per continuare ad amare, cosa ci vuole e quanti e quali ostacoli, diffidenze, preconcetti, pregiudizi, luoghi comuni, falsità bisogna sconfiggere. Dobbiamo educare all'amore, dobbiamo educare queste persone a non perdere mai la speranza e la voglia di stare bene, perché questo è il punto. Quando un pezzo di legno diventa un bambino? Diventa un bambino quando noi ci crediamo e quando gli permettiamo di diventare un bambino.
voi avete deciso di incontrarvi e di fondervi in questa operazione con una realtà della ricerca del teatro italiano, d'eccellenza sicuramente, ma sicuramente anche tra le realtà più caustiche, più inquietanti, come sono i Babilonia. È una grande sfida, per noi che abbiamo fatto varie esperienze teatrali e volevamo fare un salto di qualità. C'è una sfida clinica, c'è una sfida culturale. Ecco, la sfida culturale è quella di incontrare un teatro di eccellenza, caustico come hai detto tu, però vedere anche che cosa si plasma, che cosa viene fuori, perché questi ragazzi hanno una gran voglia di esprimersi e quindi forse l'alchimia che c'è in questa nascita di uno spettacolo può essere la scelta giusta. Perché adesso stiamo facendo ancora tutta una serie di giochi teatrali, di lavori con loro sulla teatralità, sullo stare, sul conoscerci. Anche troppo, ci stiamo conoscendo, no? Ma questa è una fase in cui ancora raccogliete materiale anche, sì. Cioè vi serve anche per prendere dagli stimoli spunti. Che ricevete, spunti. C'è una fase in cui si butta ancora tutto per terra e poi si vede, no? Proprio letteralmente. Se facciamo quello che abbiamo in mente, faremo proprio letteralmente, butteremo cose per terra. Sì. Un po' di riscaldamento. Sì. Ogni volta che si passa dal centro si dice il nome. Christian. Giovanna. Francesca. Davide. Marco. Valeria. Enrico. Facciamo una bella fila di sedie come la volta scorsa, là in fondo. Che cosa voi state dando ai Babilonia e cosa ricevete da loro? Beh, noi a Babilone stiamo dando una materia viva che è fatta di questi ragazzi, la loro storia, la loro esperienza, la loro voglia di fare e anche di raccontarsi. E da loro ci aspettiamo un percorso teatrale che dia un grande messaggio. Libera associazione. Il tutto è più veloce possibile. No pensiero. Paura. Incidente. Tragedia. Coma. Andavo forte. Io ero in strada che pedalavo. No, non mi ricordo niente. L'automobile mi ha tagliato la strada. Quando mi sono svegliato non mi ricordo niente. Non mi ricordavo niente. Perché ho battuto la testa, non capisco. Loro e Babilonia hanno definito l'esperienza con voi un incontro, uno scontro, un crocevia, un matrimonio di necessità. Questa la devo ancora capire. Credo che sia vero e questa necessità forse per loro ha un senso, per noi è il senso del salto, cioè avere un salto di qualità verso un teatro che arrivi a più gente possibile. Ognuno sceglie da lì in mezzo quello che vuole e si crea il suo paese dei balocchi. Quindi esiste un altro paese dei balocchi? Speriamo. Non esiste allora il paese dei balocchi, in verità. È un posto dove tutto funziona bene. Sì. No. E dietro questo muro c'è qualcosa? Felicità. Una frase, una parola per definire Valeria ed Enrico. Ah, Valerio e Enrico secondo me sono due minatori, sono venuti giù in questo nostro territorio che per loro era sconosciuto e stanno cercando di mettere a posto i pezzi. È un territorio sconosciuto, io dico sempre che noi ci appoggiamo alla scienza, ma anche come familiari usiamo molto la fantasia, facciamo un po' della fantascienza, no? Uniamo delle cose.
una donna tremendamente addolorata per la morte di suo figlio si recò da un maestro spirituale in cerca di conforto. Egli l'ascoltò pazientemente mentre riversava su di lui la sua triste storia. Poi le disse dolcemente: «Io non posso asciugare le tue lacrime, posso solo insegnarti come renderle sante». Eccoci qua dopo questa incursione a Bologna. Dove torna chi torna dal coma, dal paese dei balocchi e dal teatro? È una frase vostra, se non sbaglio, no? Sì. E adesso rispondete, però, perché merita una risposta. Beh, allora, a parte che mi sono emozionato, ma diciamo che quello che noi ci stiamo chiedendo è... questi ragazzi, queste persone che stiamo conoscendo, che cosa cercano, che cosa che vogliono da questa società in cui vogliono rimettere un piede? Il paese dei balocchi, quello dove sono stati, o è questo, o è quello che rincorrono? Valeria, ma perché Pinocchio? Cioè, perché proprio Pinocchio? Qual è, cioè, appunto, questo paese dei balocchi è quindi un'utopia da raggiungere o un inganno da svelare? Cose nel nostro caso spesso si sommano assieme. Non abbiamo conosciuto i ragazzi, gli amici di Luca, e poi abbiamo detto: con queste persone noi vogliamo fare Pinocchio. È stato diverso il percorso. Noi siamo partiti volendo fare questo testo, avendo voglia di chiudere un percorso che con The End, secondo noi, ha preso una forma, e volevamo lavorare, vogliamo lavorare su un testo, e vogliamo lavorare su un testo popolare. E ci siamo chiesti: qual è il testo che dal bambino all'anziano è veramente noto, conosciuto, un testo su cui noi possiamo mettere le mani, però chiunque si accorge degli spostamenti che io faccio all'interno del testo. Se tolgo la fata turchina, se ne accorge anche, certo, un bambino che ho fatto un'operazione di questo tipo, e quindi può dare un suo perché. E l'incontro con gli amici di Luca, con appunto la Casa dei Risvegli, come è avvenuto allora? Si è sommato, ci hanno chiesto appunto di collaborare, noi eravamo in questo nostro percorso abbastanza di crisi, come lo è sempre quando finiamo uno spettacolo, e abbiamo incontrato loro. E con loro pensavamo di fare un piccolo progetto, un laboratorio che poi sfociasse in una qualche azione teatrale. Invece l'incontro con loro è stato così folgorante che abbiamo deciso che volevamo che entrassero a pieno titolo nella prossima produzione. Enrico, io non so se tu ricordi, l'ultima volta che ci siamo incontrati qui a Retroscena un paio d'anni fa, io credo di aver avuto una sorta di preveggenza, scherzando ovviamente, una precognizione, no? Perché eri inserito in una puntata in cui si parlava anche di handicap e di disabilità, no? E io ti chiesi come affronteresti il tema della disabilità. Ovviamente 2 anni fa non potevo sospettare. Sì, è vero. E lui ebbe questa risposta, e tu mi rispondesti in questo modo: cercheremo di trasformare i limiti in punti di forza. Allora, quali sono, a questo punto, con l'esperienza dopo 2 anni e l'incontro che c'è stato con appunto i ragazzi che sono risvegliati dal coma, quali sono i loro limiti e la loro forza da cosa scaturisce? La loro forza, secondo me, scaturisce sicuramente dalla loro autenticità. Loro sono se stessi, e quindi portano qualcosa di autentico sul palcoscenico, che per noi è fondamentale. È portare Ettore, nostro figlio, sulla scena, che semplicemente è, non è che fa qualcosa. Loro sono questa è la loro forza. E nello stesso tempo è forse anche il loro limite, nel senso che comunque sono delle persone che hanno una capacità cognitiva che non è al 100%, però non è neanche quella di un malato psichico, per cui comunque c'è un grado di consapevolezza, e quindi in questo gioco tra sei un attore e non lo sei è tutto il limite in cui si lavora. Delicatissimo, insomma. E poi questi loro limiti ci mettono profondamente in crisi. Cioè, non sappiamo come maneggiarli, ed è una cosa di cui avevamo profondamente bisogno. Conoscevamo i nostri limiti, e sui nostri limiti abbiamo fatto la nostra compagnia teatrale, perché i nostri spettacoli, noi siamo sempre partiti da questo, da quello che noi eravamo. Infatti in scena ci siamo sempre stati noi,
quasi esclusivamente. E adesso invece abbiamo cambiato... Volevamo rompere questa dinamica e le loro difficoltà sia di deambulare sia di parlare sono qualcosa rispetto a... di concentrazione. Di concentrazione. Sì. A volte, mi ricordo a Bologna intervenivate spesso, sì, sì. Invitavate spesso alla concentrazione. Anche lì io mi sono messo dal vostro punto di vista e mi sono detto ma bisogna intervenire come? Uh-huh. In maniera incisiva, in maniera delicata, aspettare, uh-huh. Quanto aspettare? Noi per fortuna all'interno della Casa dei Risvegli siamo supportati da un team, uh-huh. Da uno psicologo che ci segue, che ci aiuta, che ci indirizza ogni volta su che come fare, che cosa dovremmo dovuto fare. Valeria, senti, a te non è mai successo, hai capito? Enrico già sa cosa bisogna fare in questi casi, cioè aprire la copertina del grande librone, uh-huh. di retroscena per vedere la nostra memoria cosa tira fuori. Si è capito subito dall'inizio di questo ricordo di retroscena che le lacrime, il pianto è protagonista, no? Di Baby Don't Cry, uno degli spettacoli che voi avete realizzato per il teatro ragazzi, no? Noi quando ci è stato proposto dal Teatro delle Briciole di fare uno spettacolo per i ragazzi, ci siamo chiesti quale fosse il tema che potessimo affrontare non mettendoci su una cattedra e parlando di qualcosa che avremmo insegnato, comunque che noi conoscevamo, i bambini no, e quando abbiamo pensato al pianto immediatamente abbiamo realizzato che poteva essere l'argomento, perché è qualcosa che conosciamo entrambi e rispetto al quale forse anzi sono loro che devono insegnare qualcosa a noi, perché lo utilizzano liberamente per comunicare. Sai perché mi viene da ridere, Enrico? Non perché prendere in giro quello che stai dicendo, assolutamente no, hai detto le cose giustissime, ma perché mentre parlavi mi viene in mente poi l'esperienza che avete vissuto personalmente, cioè l'avere a che fare in prima persona dopo lo spettacolo con il pianto di vostro figlio, sì. No, di Ettore, che ha anche interrotto una nostra intervista. È vero, al suo tempo, però è andata, sì. Benissimo. No, però ci ripensiamo spesso a quello che abbiamo detto con lo spettacolo, nello spettacolo. Che adesso ci ritroviamo a dire al nostro bambino, non piangere, ecco, quindi, smettila. Quindi non è servito a niente. No, è servito, non è vero. Dai. Allora, dal tabù del pianto, il tabù dell'handicap, però la madre di tutti i tabù è sicuramente quello della morte, no? Allora io ricordo, a proposito di tabù, nuovamente la presenza di questo grande cestino qui al mio fianco, che non è una dimenticanza, ripeto, della signora delle pulizie, ma il suo perché, un perché che verrà svelato nella parte finale funambolica di questa puntata, dell'ultima puntata di retroscena, grazie anche all'intervista esclusiva che abbiamo avuto con Daniel Pennac e al riciclo che ci sarà. Qualcosa riemergerà da questo grande cestino, non mi ci tufferò dentro. Allora, invece, riapriamo il librone. Vai, vai, Valeria, ci ha preso gusto, dai. Sì, ognuno vive dentro i suoi egoismi, vestiti di sofismi, e ognuno costruisce il suo sistema di piccoli rancori razionali, di cosmi personali, scordando che poi, infine, tutti avremo 2 metri di terreno. Queste sono le parole di una canzone di Francesco Guccini, che mi sono tornate in mente nel rivedere insieme a voi e nel ripensare anche oggi a The End, no? Però quello che chiederei, avete affrontato il tabù della morte e quindi sicuramente avete preso di petto la più grande domanda che tutto l'uomo, che la civiltà occidentale, ma l'uomo in generale si può porre, ma... alla luce di Ettore, cioè alla luce di vostro figlio e anche dell'esperienza appunto di aver dato la vita e del crescere ed educare questa vita, come vi rapportate nei confronti della questione morte? Beh, lo spettacolo dà già una risposta a questa domanda, nel senso che lo spettacolo è stato scritto proprio nel momento in cui Ettore stava per nascere, il momento in cui sentivamo che stavamo per donare la vita.
e tutto lo spettacolo è pieno di vita e non di morte. Quindi la risposta è lui che poi arriva in scena alla fine e che dà il senso di tutto quanto. Sì, cosa risponderete quando Ettore vi comincerà a chiedere sul perché dobbiamo morire, sul perché voi non ci sarete non più? Non lo sappiamo ancora. Abbiamo un gatto che sta morendo e ci chiediamo, ma faremo vedere il gatto morto? Lo seppelliremo insieme? Cioè, sono domande che comunque continuiamo a porci. L'importante è non nasconderci le domande, sì. Questo mi sembra, perché poi non ci può essere una strada, una verità univoca. Il fatto è che appunto questo spettacolo non dà risposte, come tutti i nostri spettacoli, non danno messaggi. Prima sentivo dire questa parola nel video, sì. Speriamo che diano dei messaggi. Non credo che neppure con questo Pinocchio riusciremo a spiegare qualcosa. Certo, noi nemmeno abbiamo la pretesa di esaurire i discorsi. Daniel Pennac, è giunto il momento Daniel Pennac, ma prima ancora io devo dire che abbiamo parlato di morte, quindi sicuramente non c'è nulla di più impalpabile, di più fugace, effimero, in certo senso morituro di un programma televisivo, però alcune emozioni restano indelebili e soprattutto resta senz'altro il desiderio di ritrovarci, di ritrovarvi dopo l'estate, in autunno, per una nuova edizione di Retroscena, però non lo sappiamo, chissà. Ora avverto comunque il desiderio, un altro forte desiderio, cioè quello di salutare e di ringraziare la squadra che ha reso possibile e concreto il nostro lavoro. Vi chiedo almeno per una volta di leggere con una certa attenzione i titoli che stanno scorrendo, che appunto sono i nomi della squadra che lavora per Retroscena. Oggi li facciamo scorrere un po' più lentamente del solito, proprio perché possiate rendervi conto che da soli non si va da nessuna parte, tantomeno in TV. E voglio nominare però il montatore che ha reso insieme a me visibile l'invisibile, cioè Massimo Giannotti, e ringrazio per il lavoro di regia Giuseppe Bartolomei, poi Dario Giacani per aver reso con le sue luci suggestivo e simbolico anche questo studio, Claudio Pescetelli che mi assiste con professionalità e riservatezza in studio, e last but not least, dulcis in fundo, i due programmisti che in tutta questa stagione hanno collaborato con me alla creazione del programma, cioè Eleonora Megna e Goffredo Merolla. Come dico sempre a fine stagione, addio e a qualcun altro piacendo, ci vediamo a ottobre, vedremo. E ora però è giunto il momento di Daniel Pennac, del grande cestino dei rifiuti, eccolo qua, del passato, di Retroscena dal quale non si può prescindere. Allora prova a spiegarmi. Pennac sta preparando uno spettacolo, per la prima volta nella sua vita si sta cimentando con il teatro. Noi l'abbiamo raggiunto nella residenza teatrale del Centro Culturale di Funaro a Pistoia, il Funaro di Pistoia, e lui ci ha concesso un'intervista esclusiva proprio su questo allestimento che debutterà a ottobre a Parigi e poi a novembre all'interno nella programmazione del Teatro Stabile di Torino. Il Sesto Continente, questo è il titolo di questo spettacolo, che si rifà a quella massa, quella wasteland, quella terra desolata, che è, che è grande quanto tutta la Francia e che è un concentrato di spazzatura di plastica, di bottiglie di plastica, che le correnti degli oceani fanno confluire in un punto ben preciso dell'Oceano Pacifico. Insomma, tutto ciò che noi gettiamo, che rifiutiamo, che scartiamo, che rimuoviamo da noi, va a finire nel mare e poi il mare lo fa ritrovare bello compattato quasi in questo punto appunto che è chiamato il Sesto Continente. La riflessione dalla quale partiamo è che non si possono rifiutare i rifiuti, cioè sono il nostro passato e senza il mio passato io qui non sarei nulla, non sarei più me stesso perlomeno. Tutto ciò che noi a Retroscena abbiamo consumato, vissuto, digerito e appunto è finito attraverso il programma televisivo, in realtà noi con l'aiuto di Pennac lo ricicliamo, perché i nostri avanzi non solo ci rappresentano, ma sono la nostra identità fatta di tutti quegli argomenti scomodi, difficoltosi, difficili da affrontare, ma che noi non rimuoviamo, non dimentichiamo e riproponiamo. E allora questa volta io vi dico che il teatro non marcisca, ma gioisca. Pennac. Just the cast away.
L'idea che mi sono fatto sul sesto continente è che il genere umano è una specie paradossale. Lavora, lavora, lavora ed ha un movimento ottimista verso il suicidio. La razza umana crede che tutta la cosmogonia sia stata creata per lei stessa e utilizza tutto questo per andare verso la sparizione e il suicidio. Bergonzoni, albanese. Noi si vota tutti i giorni, noi abbiamo un governo, noi siamo primi ministri di noi stessi, quindi cosa puoi fare quando apri il rubinetto e l'acqua va via e la sprechi? Lo puoi chiudere. Cosa puoi fare quando vedi un handicappato, vedi la morte, eccetera? Cominciare a lavorare su questo tema. Cosa puoi fare quando parli di musica, di canzoni, di arte? Cominciare ad andarci dentro, a diventare, non solo ad essere spettatore. Questi sono lavori, questi sono mestieri. Qualcuno dice la fortuna non c'entra perché siamo artefici del nostro destino. No! Siamo artificieri del nostro destino. Noi siamo artificieri del nostro destino. È uno scoppio vitale la vita. Il sedato, il chiuso, che cosa fa? Accetta, subisce. Questo subire, direi quasi subì or not subì. È solo l'uomo piccolo, in miniatura, quello che non cresce più, quello invasato, cioè il non sai. Solo l'uomo non sai. Il non sai è quella pianta d'uomo che è quella lì. Non può crescere più. L'ignoranza un po' che mi spaventa sempre, mi colpisce sempre, è il poco rispetto, è la volgarità, per questo la rappresento io. La verità è che lo devo dire sempre, io di questo personaggio mi vergogno come una bestia. Per far notare nella politica, nel lavoro, che... Ci siamo detti 8 anni fa, affrontiamo la politica in maniera diretta, va bene, allora cosa abbiamo fatto? Molto semplice, abbiamo seguito una trentina di comizi, molto interessante, perdete la voglia di vivere. Dobbiamo focalizzare l'attenzione su quello, perché quello nel tempo, se non si afferra, può diventare la normalità, e questa è una cosa che mi spaventa terribilmente. In un paese calabro si è rappresentato un uomo sul palco, un uomo, una bestia. Si è presentato con la foto della moglie dell'altro concorrente politico che era presente. E ha avuto il coraggio di dire: questa è puttana! Quindi non potete votare un cornuto! La sparizione del genere umano è un fenomeno che ci sarà. Tamaro. L'inferno è attualmente vuoto perché i diavoli di ogni gerarchia ormai scorazzano sulla terra. Certamente esiste, esiste qua nella nostra vita, perché credo che una persona che non segue un cammino nella via, nella vita, che sia un cammino di amore o comunque di conquista di questa capacità di amare, vive già nell'inferno, l'inferno che crea con la sua negatività. Il progresso è un metodo solo per ritardare questo suicidio a cui si va inesorabilmente, in maniera collettiva e ottimistica, incontro. L'avia. Tutto rovesciato. Sotto sopra. Capovolto. Tutto per bene. Apro gli occhi adesso. Del Bono, Gioè Marco Re. Tutto è naufragato. Stiamo naufragando, Marigia. Stiamo naufragando, Maria Agnès. Stiamo naufragando. Stiamo tutti naufragando. Io oggi chiedo soltanto che ci si guardi in giro e ci si accorga della tragedia. L'appartenenza e avere gli altri dentro di sé. Io purtroppo questa gente italiana l'ho amata. L'appartenenza e avere gli altri dentro di sé. Ma ho anche visto il comportamento coatto del potere dei consumi modificare e deformare la coscienza del popolo italiano fino a un'irreversibile degradazione. L'appartenenza e avere gli altri dentro di sé. Signori, questo è cancro. Quelle molecole pazze cancerose. E i letterati e i sociologi
Non la vedono questa degradazione. E non le vedremo mai. Neanche loro lo vedono. L'evoluzione tecnoscientifica. Attraverso il processo tecnologico si può trasformare in energia questa immensa massa di plastica del sesto continente. Ci sono le risorse intellettuali per trovare una soluzione del genere, ma sono proprio queste risorse intellettuali che invece di risolvere il problema lo aggravano. Chi risolve i problemi en les aggravant. Savino. Ah, che ride! A una festa uno mi fa: ok, ok, vuoi un tiro? Sai, i miei figli sono stupendi, ok? Siamo noi, siamo ora, siamo qui, ok? Domani è un altro giorno, ok? Non avere paura se un uomo ti chiede le coccole, ok? Io ho 46 anni, ho capito una cosa: prendi quello che ti offre la vita, approfittare, abusa, ok, ok? Che ride! Il mistero laico dell'incarnazione. Vorrei parlare del mistero laico dell'incarnazione, per intendere il momento in cui una compagnia è sul palco e recita per degli spettatori. Emozioni. Scusate, sono psicolabile in questo che periodo. È successo? No, perché è una cosa commovente. Ma si può, eh? Puoi, tesoro, puoi. Non parlerò d'amore, non ne parlerò. Quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto il cuore, perché l'altro se ne andrà. L'incarnazione ha lieu. Quando si presenta il mistero laico dell'incarnazione, avviene un miracolo. È qualcosa che passa, ma che non può essere spiegato. Dance House. C'è qualcosa di non detto e di misterioso che ci lega a Dio, cioè in questo senso. E questa figura inafferrabile, immateriale, che però è presente, e quando tu sei dentro il tuo corpo, dentro la musica, dentro il contatto con l'altro danzatore, dentro il rapporto con l'oggetto, senza l'ausilio delle parole, tocchi in alcuni momenti questa sensazione di grande forza. Io questa cosa della forza del corpo e quello che c'è oltre, l'ho vissuta accompagnando mia madre alla fine. Assistendo a mia madre che esalava l'ultimo respiro, no, tra le mie braccia, ho sentito questa cosa fortissima che è quello che c'è oltre il corpo. Che c'è l'anima dentro le cose che noi facciamo. C'è l'anima dentro le cose che noi facciamo. Il teatro è e sarà sempre così. Un atto folle e straordinario. Follia. È un atto straordinario già che uno spettatore solo vada a teatro, che lasci il paradiso della sua casa. Quindi il teatro non sarà mai in crisi. Il cinema non ha ucciso il teatro, la televisione non ha ucciso il teatro. Teatro sotterraneo. Un atto violento può avere effetti comici. Il filosofo francese Henri Bergson, nel suo celebre saggio sul riso, afferma che esso si attiva in assenza di emozione. Colui che ride, continua il filosofo, attua una sorta di
momentanea anestesia del cuore. Non empatizza con chi è oggetto della derisione, ma anzi trova complicità in chi ride insieme a lui. In altre parole, si ride perché ci si sente al sicuro all'interno di una maggioranza. E questo fa del riso uno strumento di conservazione sociale. Che il teatro non sopravviva, ma viva.